Caro saluto, benvenuti ad Areopago, notizie dalla Chiesa Sarda con uno sguardo a Roma e alle missioni. In primo piano questa settimana la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio in programma il 10 settembre. Per l'occasione Telefono Amico ha reso noto che oltre 7.000 persone hanno chiamato nel 2023 per gestire un pensiero suicidia proprio o di un caro. Si tratta di un aumento del 24% rispetto al 2022, numeri mai così alti. L'editoriale di questa settimana è dedicato a questo argomento ed è firmato da Don Giannissini. Il 10 settembre ricorre la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Telefono Amico, commentando i dati dell'organizzazione diffusi in questa occasione, ricorda che sono state oltre 7.000 le persone che nel 2023 si sono rivolte a Telefono Amico in Italia per gestire un pensiero suicida proprio o di una persona cara. Mai così tante, è cresciute del 25% rispetto al 2022. Nel 2024 si intravede una piccola inversione di tendenza. Nel primo semestre le richieste d'aiuto sono state 3.500. Ora sono le istituzioni che devono fare e imparare ad ascoltare e dare una risposta puntuale e strutturale. I dati più recenti segnalano un aumento del numero dei suicidi, forse anche dovuto all'effetto della pandemia, che si è sommato alle fragilità già esistenti in alcuni individui. Avere a disposizione i dati epidemiologici dei suicidi è centrale nell'analisi del fenomeno, perché permette di osservare l'andamento e dunque anche di implementare misure preventive. Adesso ci occupiamo della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che si è tenuta il 1° settembre, assegnato l'inizio del tempo del creato che si concluderà il 4 ottobre, festa liturgica di San Francesco d'Assisi. Il tema della giornata di preghiera è spera e agisci con il creato. Sull'argomento abbiamo sentito il dottor Franco Pala. Lo scopo principale è quello di creare in tutte le persone una mentalità che è una mentalità anche etica di rispetto di tutto quello che ci circonda, in un mondo dove questo rispetto inizia e deve iniziare anche dai nostri comportamenti personali. Ad esempio l'uso delle risorse in maniera congrua, il rispetto della natura per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani, i lanciatori di sacchetti ad esempio, no? Che sono abbastanza conosciuti e famosi, tutti i problemi connessi anche con il nostro atteggiamento di consumo e di non rispetto. E poi allargando il campo abbiamo ovviamente il problema degli incendi, il problema dell'inquinamento ambientale dovuto alle auto, dovuto all'inquinamento acustico ad esempio, no? della movida, e che tutte cose anche che interferiscono su quello che è il nostro equilibrio non solo naturale, ecologico in generale, ma anche l'equilibrio individuale e la salute. Come Società Italiana di Medicina dell'Ambiente sono stati fatti diversi studi anche su questo, laddove ad esempio la presenza di microplastiche, che sono ormai diffuse dappertutto nei mari e addirittura anche nelle carni dei pesci, e stanno portando anche nei paesi del terzo mondo una diminuzione della fertilità maschile, tanto per fare un esempio di una conseguenza, come si diceva all'inizio, di tipo medico, oppure le malattie respiratorie. Quindi creare in questo mese una riflessione comune su quello che è il nostro modo di vivere all'interno di un creato del quale noi non siamo padroni, ma del quale noi facciamo parte. Circa 400 capi scout sardi hanno partecipato alla Route Nazionale Agesci a Verona insieme a oltre 18.000 scout per celebrare il 50° anniversario dell'associazione. Sentiamo. Anche la Sardegna ha partecipato con circa 400 capi scout alla Route Nazionale della Gesci, tenutasi a Verona dal 22 al 25 agosto, in occasione del 50° anniversario dell'associazione. Più di 18.000 i partecipanti all'appuntamento nazionale, durante il quale si sono tenuti diversi momenti comunitari tra preghiera e solidarietà, come le attività di servizio chiamate Tracce, quando 9.000 scout al giorno hanno collaborato con oltre 100 associazioni locali e 140 ex capi scout, impegnandosi in attività come
come la pulizia dei parchi, l'assistenza alle persone fragili, alle persone con disabilità, agli anziani e il supporto a giovani e adolescenti. Ciò che ha caratterizzato questo incontro è stato innanzitutto il desiderio, la voglia di far strada insieme. Le tre parole che hanno segnato la conclusione di questa route, di questa grande esperienza, sono responsabilità, felicità e noi. Quindi vogliamo ripartire sapendo che abbiamo la responsabilità di essere i primi a dover crescere e a dover camminare per la strada della felicità. Questo è l'impegno che ancora con lo zaino sulle spalle ci poniamo per noi, per tutte le realtà d'Italia, in modo particolare un occhio di attenzione sulla nostra terra di Sardegna, perché la presenza scout nei nostri territori diventa davvero un segno di speranza, ma a questo punto di felicità. Buona strada a tutti. Adesso con il biblista Michele Antonio Corona scopriamo insieme il messaggio del Vangelo di questa settimana. Nel Vangelo di questa domenica Gesù ha un'autorità unica, straordinaria. Non è un'autorità di potere. Lui è capace di cambiare le cose, è capace di modificare lo stato delle cose, ma soprattutto è capace di rendere le persone capaci di ciò che la natura, la situazione, il carattere, la vita sembra aver negato. I ciechi vedono, i sordi ascoltano, i muti parlano. E capiamo bene che ciò che il Vangelo ci dice è che l'autorità di Gesù ha una capacità esistenziale notevolissima, ha una capacità salvifica straordinaria. Gesù è venuto per cambiare l'uomo. Il figlio dell'uomo, il verbo di Dio, è venuto per dire all'uomo che vale, per dire all'umano che vale, evidentemente all'uomo e alla donna. L'umano è capace di Dio. Lo dicevano già i padri. E questo dovrebbe aiutarci ad entrare dentro questo Vangelo. L'autorità di Gesù è un'autorità salvifica, un'autorità che ci fa entrare dentro il regno di Dio. Ecco, proprio per questo, questo Vangelo con la prima e la seconda lettura ci immette dentro il mistero di Dio, che ci vuole uomini, ci vuole umani, ci vuole davvero creature che comprendono l'amore del Padre. Porto Cervo in festa lo scorso 28 agosto per la patrona Maria Stella Maris. Per l'occasione la Santa Messa è stata officiata dal Vescovo Emerito, Monsignor Sebastiano Sanguinetti. Al termine, come da tradizione, si è svolta la processione a mare nelle acque del Golfo Interno. Anche quest'anno, il 28 agosto, Porto Cervo ha rinnovato la sua devozione verso la patrona Maria Santissima Stella Maris. Sotto la guida del parroco Don Giorgio Diana, la comunità si è preparata per l'occasione partecipando a diversi momenti religiosi e culturali. Le celebrazioni del 28 hanno preso avvio con la Santa Messa solenne alle 18, presieduta da Monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo emerito di Tempio Ampurias. E dico ancora lunga, serena, felice e feconda vita a questa bellissima comunità alla quale sono molto legato. Questa è la 19ª volta che partecipo alla festa, quindi ho tante feste alle spalle e davvero sempre per me è stata una bellissima esperienza. La messa è stata concelebrata da diversi sacerdoti e animata da due cori locali, il coro parrocchiale Stella Maris e il coro su Bubugnulu di Luras. Uno dei momenti più emozionanti è stata la tradizionale processione a mare. Il simulacro della Beata Vergine Maria Stella Maris è stato portato in processione tra le barche, adornate per l'occasione, mentre un elicottero del consorzio Costa Smeralda sorvolava il corteo spargendo petali di rose.
La processione ha visto la partecipazione della confraternita Stella Maris, del gruppo folk di Luras e della banda musicale. Al rientro dalla processione, la serata è proseguita con una cena conviviale in piazza Stella Maris, un appuntamento organizzato con il supporto dei parrocchiani, di Smeralda Holding e dei ristoratori locali. La giornata si è conclusa con un concerto di Maria Giovanna Cherchi. Andiamo ora a Palau, dove nei giorni scorsi si è celebrata la festa patronale in onore di Nostra Signora del Mare. Partecipata alla messa solenne, la processione sia a mare che a terra. Il servizio di Claudio Ronchi. Anche i traghetti che collegano Palau con la Maddalena hanno reso onore, issando il Gran Pavese a Nostra Signora del Mare, domenica 1 settembre, come la banda di Arzachena sul sagrato della parrocchiale poco prima dell'inizio della funzione presieduta da Don Pierangelo Muroni e animata dal coro San Mauro. Il parroco Don Paolo Pala il giorno prima aveva ricordato come la comunità di Palau si faccia prendere a volte da sterili contrapposizioni, dimenticando invece la bellezza del paese, del suo territorio e della sua gente. Tutto si può affrontare e risolvere, ha detto. Riscopriamo la bellezza della nostra fede, la forza della nostra devozione nei confronti della Madonna che sempre ci protegge e accoglie i nostri sospiri più flebili che spesso nascondono la stanchezza del vivere quotidiano. È la festa che può diventare di tutti, ha detto il parroco, anche dei non credenti, che almeno in questi giorni possono trovare una gioia in più nello stare insieme, accomunati all'umanità. Al termine della messa è iniziata la processione per via nazionale, con i cavalieri, la banda musicale, il gruppo folk, le bandiere devozionali, il gonfalone del comune e il carro a bui con il simulacro della Vergine scortato dai carabinieri in alto uniforme. E poi il comitato 79, i sacerdoti, il sindaco e le altre autorità. Giunti in porto, il simulacro è stato imbarcato nella navetta Riviera di Gallura, mentre due aerei lanciavano un omaggio floreale. Come quella a terra, anche la processione a mare è stata partecipata, dirigendosi verso la rada di Mezzoschifo per rendere omaggio ai caduti del mare. La festa patronale, organizzata dai Fidali 79, era iniziata venerdì 30 agosto con varie esibizioni. Sabato 31 c'era stato lo spettacolo di cabaret col comico Dado e poi il Puro Malto, mentre domenica, dopo il rientro della processione in chiesa, si sono svolti l'estrazione dei biglietti della lotteria e lo spettacolo musicale Dance Festival Life Show. A mezzanotte, grande spettacolo pirotecnico. Tempio Pausania in festa per Sant'Isidoro Agricoltore, due giornate di celebrazioni tra preghiere e musica. Il raduno delle bandiere sabato 31 agosto ha dato avvio a Tempio Pausania alle celebrazioni in onore di Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori. Due giornate di festa con preghiere e serate in musica. Tra i momenti più attesi e partecipati la processione per le vie della città dopo la Santa Messa celebrata dai parroci Don Efisio Coni e Don Cesare Nicolai e animata dai cori Sun Ugo Resu e Gabriel. Il lungo corteo ha visto la partecipazione dei fedeli, delle autorità civili e militari, dei suonatori di Launeddas e dell'organetto di Villa Puzzu e poi la compagnia dei contadini e carrulanti, il gruppo dei cavalieri e diversi gruppi folk. Il simulacro di Sant'Isidoro è stato trasportato a bordo di un carro agricolo trainato dai buoi. Il tempio si riappropria di una delle tradizioni più radicate, perché è quella dei contadini e quella dei carrulanti in particolare, è davvero qualcosa che nel rinnovarsi ci fa ricordare i tempi importanti, i tempi che furono ovviamente, ma che comunque ci riportano ad una realtà che andrebbe chiaramente ancora coltivata, perché queste tradizioni fanno sì che anche i giovani possano ispirarsi a quello che è il clima che si respira in queste feste, di grande partecipazione, di grande condivisione, e soprattutto la comunità si ritrova in queste occasioni. Credo che questo sia l'elemento più importante. Attorno a Sant'Isidoro si rivivono particolari rapporti, sensazioni e si riallacciano anche vecchie e nuove amicizie. Al termine della processione, nel Parco delle Rimembranze, si è tenuto il pranzo organizzato dalla classe 75.
Ora a Cabras, dove la festa di San Salvatore si è conclusa con una processione di ritorno del simulacro di San Salvatore portato da 350 donne scalze in abiti tradizionali nella chiesa di Santa Maria Assunta. L'appuntamento ha segnato un numero record di partecipanti con visitatori da tutto il mondo. La festa ha incluso la Via Crucis, la novena e la corsa degli scalzi. L'organizzazione è stata supportata dal Comune di Cabras, l'assessorato al turismo e varie associazioni locali. La chiesa più antica di La Maddalena, quella della Santissima Trinità nel centro dell'isola maggiore dell'arcipelago, ha ricevuto un importante restauro interno ed esterno da parte della diocesi di Tempio Ampurias. Lo scorso 1 settembre c'è stata l'inaugurazione. Il servizio è di Claudio Rocchi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda. Domenica 1 settembre il parroco di La Maddalena Don Andrea Domaschi con Don Francesco Tamponi, responsabile dell'ufficio beni culturali della diocesi di Tempio Ampurias, col taglio del nastro hanno inaugurato e riaperto al culto dei fedeli la chiesetta campestre della Santissima Trinità, o Trinita come si dice alla Maddalena. Momento che ha poi segnato il rientro nella chiesa dell'imponente statua della Santissima Trinità, custodita dall'anno scorso nella parrocchiale di Santa Maria Maddalena proprio per i lavori di restauro. Da gennaio scorso, infatti, la chiesa e soprattutto l'area esterna ad essa sono stati oggetto di importanti lavori commissionati dalla diocesi tramite l'Ufficio Beni Culturali e grazie ai fondi ottenuti dal PNRR, un finanziamento complessivo di oltre 3 milioni di euro, con i quali si è intervenuto e si sta intervenendo per i restauri, i recuperi e la valorizzazione di ben 22 chiese campestri disseminate tra Gallura e Anglona, tra le quali c'è anche questa di La Maddalena. Alla Trinità c'è stato il parziale restauro degli ambienti interni e la messa in sicurezza, la valorizzazione e il recupero delle preesistenze esterne. In particolare c'è stata la pavimentazione in granito del viale che dalla strada provinciale conduce alla chiesa, del sagrato, della zona circostante e la realizzazione di un grande piazzale. Questa chiesa è la più antica di La Maddalena, risale al 1770. Inizialmente la chiesa, eretta immediatamente a parrocchia, fu dedicata a Santa Maria Maddalena, poi alla Santissima Trinità, appunto, quando fu costruita a fine Settecento un'altra chiesa vicinissima al mare, che divenne parrocchiale assumendo tale denominazione. La chiesa è fortemente identitaria ed è da sempre per gli isolani e non soltanto luogo di preghiera, meditazione e di richiesta di grazie, e i tantissimi ex voto presenti ne sono la testimonianza. Siamo alla rassegna stampa, diamo subito uno sguardo alle prime pagine, alle principali notizie dei periodici diocesani della Sardegna. Iniziamo con l'Ortobene, il settimanale della comunità diocesana di Nuoro. Ecco la copertina, l'argomento scelto per aprire questo numero è la 124esima festa del Redentore. L'omelia è l'editoriale di questa settimana, firmato dal Vescovo Monsignor Antonello Mura, il risorto e il crocifisso. Dalle pagine interne vi segnaliamo questo interessante approfondimento di Bachisio Bandinu dedicato alle energie rinnovabili, che propone un incontro, dibattito di tutti, il virgolettato, in questo quadro positivo di coscienza, intenti e proposte, tutte utili e valide, si stanno insinuando motivi di conflittualità e di lacerazione tra gruppi, tra comitati, tra associazioni. È un fenomeno pericoloso e purtroppo anche un retaggio storico che divide, crea sospetti, lancia accuse, inventa complotti, produce le tifoserie, occorre sanare il conflitto, dice Bachisio Bandinu. Sempre dalle pagine interne, ampio spazio è dedicato alla pastorale del turismo. In questo caso l'articolo è firmato da Franco Colomo e si occupa della serata dedicata all'ambasciatore straordinario, ovvero Luca Attanasio, l'ambasciatore che è stato l'ambasciatore italiano ucciso in Congo il 22 febbraio del 2021 mentre viaggiava in un convoglio del programma alimentare mondiale. Durante la serata ospiti il padre e la madre dell'ambasciatore assieme al vescovo che vediamo in questa fotografia. Sempre dalle pagine interne vi segnaliamo
Questi altri articoli, in particolare il racconto del funerale dell'amica di Antonia Mesina, unica testimone del suo martirio, ovvero Annedda Castangia, vengono pubblicate anche le parole del vescovo pronunciate durante il funerale. Proseguiamo con l'Arborense, il settimanale di informazione dell'Arcidiocesi di Oristano. In questo caso la copertina è dedicata alle Paralimpiadi di Parigi, medaglie di cuore, partecipare per dare emozioni. Anche quest'anno a Parigi le Olimpiadi hanno regalato forti emozioni, e non solo a chi è riuscito a vincere uno o più dei tre leggendari metalli. I valori dello sport, gli sforzi, la forte identità nazionale di gruppo e soprattutto i tanti sacrifici premiano. Durante le Paralimpiadi però succede sempre qualcosa di magico ed emozionante. Tutti gli atleti dimostrano di avere una marcia in più, il loro grandissimo cuore che permette di superare ogni ostacolo. L'editoriale è firmato dal direttore Mauro Dessì, uno strumento per crescere. Dalle pagine interne l'Arborense ci porta ad Arborea, dove Monsignor Mario Fiandri, vescovo salesiano da 50 anni, sacerdote e vero missionario, il pastore e vicario apostolico di El Petén in Guatemala, ha voluto condividere l'anniversario giubilare con i suoi compaesani e con tanti amici. Proseguiamo a pagina 4, prete, parroco ed educatore, Don Antioco Ledda ha concluso la sua missione sacerdotale, interceda ancora per noi. Nel taglio basso, grazie Don Brai, una vita ministeriale intensa, fede, musica, liturgica e fraternità. E poi ancora siamo a pagina 5, un rito che apre la strada del servizio. Ormai è giunto il momento di rendere noto il tuo desiderio di dedicarti al servizio di Dio e del suo popolo. Coltiva in fondo la tua vocazione. Intervista a Nicola Caria, sarà ammesso tra i candidati al diaconato. Il cammino è lungo, questo è il titolo dell'articolo nel quale venne rivolta qualche domanda proprio al futuro candidato, insomma, al diaconato. E poi viene pubblicata questa bolla dell'arcivescovo che indica le mete giubilari per l'anno santo arborense. Il vescovo Monsignor Roberto Carboni con questo decreto stabilisce che le chiese giubilari saranno la cattedrale di Santa Maria Assunta ad Oristano, la basilica minore di Nostra Signora del Rimedio e poi la basilica minore con annesso santuario di Nostra Signora di Bonaventura a Bonarcado e la chiesa parrocchiale con annesso santuario di Sant'Ignazio da Laconi a Laconi. L'anno giubilare inizierà il 29 dicembre 2024 con l'apertura del giubileo a livello diocesano. Proseguiamo con il Sulcis Iglesiente Oggi, il settimanale della comunità diocesana di Iglesias. È più bello insieme, questa la copertina, dal 5 al 19 agosto. Infatti la diocesi di Iglesias ha ospitato 99 bambini e ragazzi provenienti dall'Ucraina in guerra. Da Iglesias a Carloforte e Carboni all'iniziativa della Caritas per due settimane di accoglienza nella pace. All'interno un focus dedicato proprio a questo argomento, le testimonianze delle volontarie che hanno offerto il servizio a Villa Aurora, a Carloforte, il calore dell'ospitalità, il dolore della guerra. E poi alla scoperta della giustizia tra responsabilità e legalità, l'esperienza del campo estivo di Azione Cattolica vissuto a Baku Abis tra luglio e agosto. Proseguiamo con l'intervista all'insegnante Enrica Ena al termine del progetto di Service Learning Io Voglio Esserci quando la scuola incontra la Caritas. L'articolo è firmato da Emanuela Frau. E poi grazie Suor Teresa, lascia la diocesi per un nuovo servizio in Lombardia, la direttrice della pastorale giovanile. Concludiamo con Famiglia Cristiana e Credere. Famiglia Cristiana mette in copertina Mike Buongiorno, quanto ci manca la sua allegria, titola una grande mostra, celebra Mike Buongiorno a 100 anni dalla sua nascita, il ricordo del Signor No. E poi Credere, Cristina Cattaneo, restituire dignità è il mio dovere più grande. Da medico legale ha indagato sui più famosi casi di cronaca nera, ma la sua missione è anche quella di dare un nome ai morti sconosciuti, a partire dai migranti che annegano nel Mediterraneo.
Concludiamo così la rassegna stampa di questa settimana, il momento adesso delle parole di Papa Francesco, tratte dal viaggio che sta compiendo in Indonesia ed in particolare nel saluto che ha riservato alle autorità. Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora persistono in alcune zone, la Chiesa desidera incrementare il dialogo interreligioso. Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelle quella del contrastare l'estremismo e anche la intolleranza, no? I quali, distorcendo la religione, tentano di imporsi servendosi dell'inganno e della violenza. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza. Adesso il commento di Don Giannissini. Il Papa in questo momento sta compiendo uno dei viaggi più lunghi del suo pontificato. Nel discorso di apertura in Indonesia, davanti alle autorità, ha ricordato che l'armonia, nel rispetto delle diversità, si raggiunge quando ogni visione particolare tiene conto delle necessità comuni e quando ogni gruppo etnico e confessione religiosa agiscono in spirito di fraternità, perseguendo il nobile fine di servire il bene di tutti. E riferendosi al motto nazionale indonesiano, uniti nella diversità, Francesco ha sottolineato l'importanza di partecipare a una storia condivisa nella quale ciascuno porta il proprio contributo e dove è fondamentale la solidarietà di ogni parte verso il tutto. E così si aiuta anche a individuare le giuste soluzioni. Ha preso l'esempio dell'oceano. Come l'oceano è l'elemento naturale che unisce tutte le isole indonesiane, così il mutuo rispetto per le specifiche caratteristiche culturali, etniche, linguistiche e religiose di tutti i gruppi umani di cui si compone l'Indonesia è il tessuto cognitivo indispensabile a rendere unito e fiero il popolo indonesiano. Concludiamo con Emmaus, pillole di spiritualità con Padre Massimo Maria Terrazzo. Nel Vangelo di Marco, quando ascoltiamo il racconto della chiamata dei primi discepoli, c'è un particolare che non è sfuggito sicuramente ai lettori attenti. Dice che Gesù chiamò quelli che gli volle perché stessero con lui e per mandarli a predicare. C'è quasi un prima e un dopo. C'è una condizione e poi una conseguenza. Prima stare con il Signore e poi andare a predicare. Quando l'ordine di queste due cose salta, si rischia che nell'evangelizzazione, nella missione, anche nel vivere la vita cristiana, ci si agita senza o portare frutto o senza arrivare a una fecondità di quello che vorremmo noi e soprattutto il Signore vorrebbe da noi. Allora credo che soprattutto all'inizio di un anno pastorale in cui magari tutti pensiamo a come portare avanti la predicazione del Vangelo, a come proporre la catechesi o come proporre la possibilità di continuare a seguire il Signore, dovremmo chiederci prima di fare tante cose: ma il Signore che cosa vuole? Questo che sto facendo il Signore lo vuole davvero? Spesso mi capita di incontrare dei giovani che magari anche con una certa fierezza dicono: ah, faccio questo, questo, questo. Allora a volte restano smarriti perché io pongo la domanda: ma sei sicuro che il Signore voglia tutte queste cose? E qualcuno dice: non ci avevo mai pensato. Forse rispondere a questa domanda aiuta a forse riorganizzare tante cose, ma soprattutto a essere più fecondi, a essere certi che nelle cose che facciamo c'è il Signore non soltanto dietro di noi, ma davanti a noi. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.